testo che presentiamo questa sera è nato dalle conferenze della Gregoriana, una conferenza che il padre Sonnen fece qui, ha poi prodotto anche quest'opera, Generare e Narrare. Il padre Sonnen credo che lo conosciate tutti, questa sera noi riprendiamo dopo le vacanze pasquali e soffriamo proprio del lasso di tempo che ci separa dall'ultima conferenza. Prima di passare però a parlare del testo del padre Sonnen, desideravo ricordare che il prossimo incontro, il 22 aprile, la grazia della riconoscenza ci porterà a contatto con Monsignor Antonio Nitrola, che è professore di teologia dogmatica nella facoltà di teologia della Gregoriana, e dato che l'università proprio si compone di più facoltà, la facoltà di scienze sociali ci ha anche chiesto, e lì trovate un foglio, di fare propaganda ad un suo evento, alla presentazione del volume di Don Rocco D'Ambrosio, Non come Pilato, cattolici e politica nell'era di Francesco, e sarà giovedì 23, quindi 22 aprile avremo l'incontro con il signor Nitrola e il 23 con Don Rocco D'Ambrosio. Potete vedere là chi sono gli altri interlocutori di Don Rocco. Un altro piccolo ricordo: i fogli che sono su quel tavolo, uno contiene la lista delle conferenze che ancora restano e l'altro un foglio per poter mettere i vostri indirizzi mail, così che possiate essere avvertiti di volta in volta con qualche giorno prima dell'evento immediatamente prossimo. Ecco, questa sera dico allora presentiamo il testo del padre Jean-Pierre Sonnen, che insegna Sacra Scrittura qui alla Facoltà di Teologia della Gregoriana, e dato che il testo è un testo che è particolarmente capace di solleticare, generare e narrare, quindi chiama in causa parecchi aspetti, non solo quindi aspetti, come dire, prettamente biblici, la ricchezza degli interlocutori ci permetterà, come dire, di approfondire proprio la riflessione del padre Sonnen. Ve li presento così che di volta in volta non sia costretto a venire qui alla tribuna. Il padre Sonnen, dicevo, è qui alle mie spalle. Poi abbiamo il dottor professor Marco Zappella, biblista, editor, e il professor Carlo Albarello al centro dell'Associazione Lacanienne Internationale di Paris, è un psicoanalista, e poi all'estremo di questo tavolo il professor Luciano Zappella, fratello di Marco Zappella, entrambi biblisti e biblisti laici, questa è un'altra caratteristica. Oltre che poi essere fratelli anche, come dire, di confessioni diverse, quindi c'è una ricchezza di, come dire, di prospettive che permetteranno di arricchire il testo biblico. Il professor Marco Zappella è cattolico, il professor Luciano Zappella è, credo, valdese, vero? Perfetto. Quindi abbiamo allora una ricchezza in casa e crediamo di poterne approfittare proprio attraverso l'attenzione che dedichiamo questa sera al testo del padre Sonnen. Iniziamo, mi pare, dal professor Marco Zappella. Allora, grazie anzitutto. Se si avvicina un po' di più, allora grazie anzitutto al professor Sonnen e agli organizzatori per questo invito. Per parlare del volume, vorrei partire da due elementi di assenza. Un'assenza per carenza e un'assenza per eccedenza, per dir così. Se prendete l'edizione francese che si trova nella libreria Sole, noterete due differenze, due assenze rispetto all'edizione italiana. E, come il professor Sonnen ben sa, anche i vuoti, le assenze nella narrazione come anche nell'editoria,
hanno un loro senso o almeno sollecitano a interrogarsi su queste assenze. La prima assenza è un'assenza per carenza. Nell'edizione italiana manca l'indice dei nomi e dei passi biblici rispetto all'edizione francese. Il professor Sonnet poco prima mi confessava che la fretta, per le circostanze, come sempre l'editoria ha delle scadenze che portano poi conseguenze un po' negative, questa fretta ha portato a omettere l'indice dei nomi e dei passi biblici. Perché sottolineo questa assenza come assenza per carenza? Perché se noi avessimo sotto mano l'indice dei nomi e dei passi biblici, ci renderemmo conto della ricchezza di fonti, di sollecitazioni, di approcci che questo libro contiene e racchiude. Dal punto di vista biblico, il professor Sonnet è un vetro testamentarista, ma non gli sconfinamenti, ma le frequentazioni nel Nuovo Testamento sono numerose all'interno di questo libro. E dal punto di vista dell'indice degli autori, il professor Sonnet è un biblista, ma la bibliografia, diciamo, scientifica in senso stretto dei biblisti, non dico è ridotta, però è proporzionata rispetto a quella di altri autori, soprattutto nell'ambito della, chiamiamola, psicologia, tanto per capirci, senza entrare nelle differenze interne, della critica letteraria e così via, anche della musica, della filmografia, eccetera. Va notato come non ci siano solo autori francesi, statunitensi o israeliani, ma anche italiani. Se mi è concesso dire, forse l'ulteriore riprova che ormai l'Italia, Roma, è diventata un po' la sua terza patria. Ultimo aspetto che si coglie leggendo il libro è che il professor Sonnet a questo libro ha lavorato fino all'ultimo, perché si trovano citate anche opere del 2014, che non sono citate così di passaggio, ma citate e studiate. Secondo elemento di assenza è un'assenza per eccedenza. Se prendete l'edizione francese, abbiamo un titolo diverso e un sottotitolo. Il titolo francese, quando tuo figlio ti chiederà, no, l'incipit del passo che dà origine un po' a tutta la riflessione, e il sottotitolo, di generazione in generazione, la storia biblica da raccontare. Quindi il sottotitolo nell'edizione francese orienta già la natura del libro, l'approccio, e condiziona la sua lettura, condiziona il lettore inducendolo a pensare, legittimamente, che si tratta di un libro di natura biblica. Nell'edizione italiana, invece, il sottotitolo non c'è. E io direi opportunamente, proprio perché questa assenza, a mio avviso, denota una eccedenza. Che cosa è questo libro? È stato scritto da un biblista, ma possiamo dire che si tratta di una meditazione, un insieme di meditazioni bibliche, di lezioni, di studi, di saggi, solo biblici, solo antropologici, solo antico, solo nuovo? Quindi l'assenza di un sottotitolo che definirebbe, cioè metterebbe i confini alla lettura e alla comprensione dell'opera, mi sembra una scelta azzeccata. Poi magari Padre Sonnet ci dirà se voluta, intenzionale o meno. Se mi ha consentito un po', se mi ha consentito un po' di enfasi, questo libro denota un superamento dei generi letterari. È un po' quello che avviene in campo musicale con l'ottava sinfonia di Mahler, dove dietro il genere musicale sinfonia abbiamo un'opera tutta cantata, la prima parte Veni Creator, la seconda parte Brani del Faust di Goethe. Questo superamento dei generi musicali, tipico del Novecento, e
aggiungerei solo un boemo di lingua tedesca e un giudeo convertito per pura convenienza poteva osare tanto, ma glieli siamo grati. Veniamo adesso al volume in quanto tale e il professor Re ci ha chiesto qualche spunto per il dibattito, sentiremo poi la sua risposta. Un primo punto. Alla pagina 74 l'autore riprende questa linea di pensiero secondo cui il cuore della Bibbia non appartiene alla letteratura d'autore ma a una letteratura di tradizione, nel senso che non conosciamo di nessun libro dell'Antico Testamento e di quasi tutti del Nuovo Testamento il nome e cognome degli autori, ma appartengono appunto a una letteratura di tradizione. E l'autore cita anche un passo famoso di Knauf: si tratta la Bibbia di un corpus che si trova insegnato e trasmesso in nome di autorità e non di autori. Ora, non voglio certo contestare questa affermazione che rimane assolutamente valida, però penso che sia opportuno riflettere su questi due aspetti, su questi due elementi: letteratura e non appartiene alla letteratura d'autore. Primo punto, la Bibbia come letteratura. Se scorrete, leggete, direi gustate il volume, vedrete come a più riprese l'autore mette a confronto i testi biblici con esiti della letteratura mondiale e in modo particolare si mette in risalto l'aspetto secondo il quale la Bibbia rappresenta questo grande codice, questo grande serbatoio di simboli, di motivi letterari al quale attingono tutte le letterature, o comunque la letteratura occidentale. Sembra quasi di assistere, per dir così, alla realizzazione dell'utopia di Borges, cioè una letteratura in trasfusione perpetua, in cui tutti i libri sono un vasto libro. La Bibbia come ipotesto e ipertesto di tutti gli altri testi. Prendo le categorie di ipotesto e ipertesto da Genet nella sua opera Palinsesto, la letteratura secondo grado. E questo lo si nota molte volte anche, diciamo, casualmente, involontariamente per dir così. Ho notato a pagina 106, cioè la citazione del Salmo 68. Al Signore Dio, appartengono le porte della morte. In questa pagina 106 appartiene al capitolo 4 sulla tomba, che la tomba è madre, che è uno dei capitoli che più mi è piaciuto. Ma comunque, dicevo, alla pagina 106 ricorre questa citazione: al Signore appartengono le porte della morte. A pagina 107, nota 18, proprio in fondo alla pagina, si cita Marguerite Yourcenar, quindi un'autrice del tutto aliena, per dire così, a questo mondo, e si cita un brano che chiude con queste parole: le porte della vita e della morte sono opache e si richiudono in fretta e bene. Interessante come nell'arco di due pagine c'è questo accostamento che non viene sottolineato nel testo ma che appare evidente a una prima lettura. Pagina 126 si riporta il brano di Luisa Muraro: tutto il mio libro è nato da un'esperienza di lettura. Leggendo Emily Dickinson, Thérèse Martin e Tillisu, sono stata ammessa a una dimensione dove c'era posto per Dio. Cosa voglio dire? Da tutto questo insieme di citazioni, molto più ampio poi anche nel libro, si ha quasi l'impressione di ridurre, in questo caso sì, di ridurre la Bibbia a letteratura. Ora, il mio non è un problema ovviamente confessionale,
I libristi, grazie a Dio, non hanno di questi problemi, non hanno problemi di etichette di appartenenza, però hanno davanti un testo che, se per noi è un insieme di libri, Bibbia, per gli ebrei però è Mikra, è ciò che va letto, proclamato. È sì letteratura, ma nella misura in cui viene letta, viene proclamata. Quindi, per dir così, la Bibbia rimane, è letteratura, perché è scritta, ma rimane parola in primo luogo, rimane parola non essiccata, non ossificata in uno scritto, ma parola sempre viva. E qui, secondo me, diventa fecondo il concetto del narrare, proprio perché il narrare permette alla parola di restare lezio. Non per niente questo nome dà il titolo alla collana che il professor Sonnet segue per biblico e gregoriano. In questo senso trovo opportuna l'affermazione del professor Sonnet alla pagina 122. Basta che la voce materna, nella sua intonazione e nella sua gestualità, si leghi alla lettera della scrittura perché ne ottenga un sovrappiù di fecondità. La Bibbia è sì letteratura, ma diventa feconda nella misura in cui viene letta, proclamata. Questa è la prima forza delle letture materne. Secondo aspetto che vorrei evidenziare. Si parlava prima che la Bibbia non appartiene alla letteratura d'autore, ma a una letteratura di tradizione. E, come dicevo anche prima, effettivamente non conosciamo le carte d'identità dei diversi autori. Questo è vero in parte sia per l'Antico che per il Nuovo Testamento, c'è sempre la famosa eccezione che conferma la regola. Per il Nuovo Testamento c'è Paolo, il quale ha un corpo sufficientemente corposo rispetto all'insieme degli altri libri del Nuovo Testamento, ma anche per l'Antico Testamento noi abbiamo un'eccezione che compare poco, proprio perché non appartiene ai libri, chiamiamoli protocanonici, e quindi nella tradizione esegetica non sempre è stato tenuto in debito conto. Noi conosciamo nome e cognome, discendenza, compresa l'identità del nonno, del libro cosiddetto di Ben Sira. Ora, richiamo questo esempio non per pignoleria, ma perché il libro di Ben Sira appartiene, come ben sapete, alla letteratura sapienziale. La letteratura sapienziale, in genere, non ha brani narrativi, e infatti in questo libro, grosso modo, non viene presa in considerazione. Ma anche qui c'è un'eccezione, ed è il libro di Ben Sira. Ora, la letteratura sapienziale anzitutto ha una sua dimensione generatrice. Come sapete, i brani sono generalmente aperti dall'intercalare Bni, figlio mio, figlio mio, figlio mio. Il rapporto che intercorre tra il maestro e il discepolo è un rapporto filiale. Ma nel libro di Ben Sira noi troviamo non solo questa dimensione generatrice o generativa tipica del rapporto discepolo-maestro, ma troviamo anche passi autobiografici, e generalmente gli studiosi sostengono che con ogni probabilità questi passi autobiografici, per dir così, servono a scandire l'inizio delle cinque parti del libro di Ben Sira. Ci sono le ultime due che sono state aggiunte successivamente. Ora, nel libro di Ben Sira abbiamo quindi una narrazione che ha un valore generativo, perché si riferisce a un discepolo considerato figlio. Abbiamo una narrazione sotto forma di autobiografia, ma abbiamo un'autobiografia del sapiente
che diventa anche biografia dell'oggetto persona, la sapienza, di cui il sapiente si fa trasmettitore. Per cui narrazione e generazione, non solo per quanto riguarda i Magliagli Adei, le Gedolot Adonai, i grandi eventi, tipico del testo di Esodo, del testo di Deuteronomio e dei Salmi, ma per dir così anche della piccola storia che richiamiamo quotidianità. Quindi esiste una narrazione non nella Bibbia, non solo della grande cronologia, ma anche della piccola cronologia, non solo dei grandi eventi, ma anche della quotidianità. Terzo aspetto, il rapporto con il Nuovo Testamento, sul quale poi spero che il professor Sonne possa approfondire il discorso, perché qui non è tematizzato ovviamente, ma troviamo dei rapporti tra Antico e Nuovo Testamento, diciamo così, una lettura tipologica peculiare. Per cui, per esempio, troviamo una arcata che va dalla madre dei sette figli di due Maccabei alle donne del mattino di Pasqua, al capitolo 4, oppure il tema della visita divina che ha e il padre della parabola di Luca 15, il padre che attende scrutando il possibile ritorno del figlio. Poi potete leggere nel testo, poi spero che il professor Sonne ampli questo aspetto. A me è sembrato di cogliere che questa connessione tipologica, anzitutto, non è svolta nel modo classico, ma per dir così è fondata su una comunanza esperienziale che va colta nelle pieghe del racconto e non solo per aspetti estrinseci. Per dir così si indica una costellazione di racconti all'interno dei quali, o all'interno della quale costellazione, emerge il rapporto tipologico. Ma questa si tratta di una mia suggestione, poi sentiamo di questo su. Un altro aspetto che riguarda il Nuovo Testamento concerne, anche qui se vogliamo, una assenza. Nel Nuovo Testamento c'è il famoso verbo kerusso, va bene, ok. Ma abbiamo anche il verbo narrare, vero e proprio, exegeumai, che ricorre come verbo soltanto una volta, ed è ricorre in maniera un po' strana, perché è appunto il famoso passo del prologo di Giovanni 1:18: Dio nessuno l'ha mai visto, soltanto il figlio exegesato. Cosa significa? Ora è i libristi hanno dato ovviamente infinite risposte, però è interessante che questo verbo, quando ricorre, scusate, ho detto una volta solo, ho sbagliato, ricorre altre volte, ricorre negli Atti degli Apostoli, quindi una volta in Giovanni e negli Atti degli Apostoli, quando si trova negli Atti degli Apostoli, tutte le volte viene tradotto con narrare. Quando ricorre invece nel prologo di Giovanni, allora si traduce con rivelare, oppure altre alternative. Ora, secondo me, se il termine logos va interpretato come evento di comunicazione, in quanto parola, in quanto evento linguistico, questo verbo non può che denotare lo stesso evento. E del resto, cos'è il Vangelo se non la narrazione dell'evento Gesù nella storia dell'uomo? E quindi secondo me questo aspetto nel prossimo libro andrebbe approfondito. È curioso perché la tradizione teologica molte volte si è fatta un po' imbrigliare nella traduzione latina di Girolamo, pensate, stando per Giovanni,
il famoso Latus Eius Aperunt, no? Cioè il costato di Gesù aperto, da cui poi sgorgano eccetera i sacramenti, Agostino, quando invece il testo greco dice chiaramente trafisse. Però da quella Peruit ne è nata tutta una costruzione. Ora è curioso che per Giovanni 1,18, Girolamo, ma sicuramente molto prima di lui altri traduttori, usa il termine enarravit. Curiosamente questo verbo non ha condizionato la teologia, la riflessione successiva. Secondo aspetto che riguarda il Nuovo Testamento, che il professor Sonet ha sviluppato in altre parti, ma non si trova in questo libro, riguarda l'incipit del Vangelo di Matteo, Biblos Genesios Jesu Christo. Ora, anche qui, Genesios, Genesis, è un termine anfibologico, cioè può guardare al passato, le origini, ma può guardare al futuro, la generazione. E lo Sossone, in un altro contributo del 2005, mostra come le origini di Gesù, di fatto, quindi Matteo 1, di fatto si completano nella sua generatività facendo discepoli, Matteo 28. Vorrei chiudere, perché il mio tempo è già ampiamente scaduto, vorrei chiudere con due passi che aprono e chiudono questo libro. Due passi del Tanno. Formulando gli obblighi di un padre nei confronti di suo figlio, il Talmud enumera. Cosa deve fare un padre nei confronti del figlio? Circonciderlo, riscattarlo, insegnargli la Torah, farlo sposare e insegnargli un mestiere. Solito di più. Certi dicono insegnargli a nuotare in un fiume. Il libro chiude con un altro passo, questa volta del Midrash. Il santo, sia egli benedetto, disse ai figli di Israele: sono disposto a farvi dono della Torah, ma portatemi qualche buon garante che mi garantirà che voi la osserverete. Essi dissero: i nostri padri sono nostri garanti. Ma il santo, sia egli benedetto, replicò: i vostri padri non bastano. Essi ripresero: i nostri profeti saranno nostri garanti. Ma Dio disse ancora: nemmeno questi bastano. Ma i figli di Israele ripresero: ebbene, saranno i nostri figli a essere i nostri garanti. Allora il santo, sia egli benedetto, dichiarò: quelli saranno sicuramente buoni garanti, e per causa loro vi donerò la Torah. Ora notate che nel racconto Dio sa che i padri non sono dei buoni garanti, sa che i profeti non sono dei buoni garanti, ma non sa cosa saranno i figli. Non lo sa nel racconto. Questa, secondo me, è la prova della aleatorietà della narrazione, è un giocare ai dadi, ma al tempo stesso è la sua resilienza, la sua inflessibilità nel corso del tempo, ed è lo stesso miracolo che appartiene anche alla generazione. Grazie Marco per questa lettura, questi spunti. Sta in preparazione una traduzione in spagnolo che allora potrà approfittare, spero, di queste proposte che mi spingono a scoprire ancora nuovi aspetti. Ti ringrazio di avermi stuzzicato all'inizio per questa assenza, per carenza degli indici. Sì, devo confessare che la versione italiana la devo a Aurelio Mottola, direttore di Interpensiero, e a Antonio Spadaro. L'abbiamo realizzata un po' sotto pressione perché il libro doveva uscire per la prima sessione del Sinodo sulla Famiglia. È un libro di occasione. Mi hanno chiesto: ma che cosa si deve far circolare
all'occasione del sino. Io ho dato la mia risposta. Io appartengo a un ordine religioso, parliamo di Gesù, a cui genitori per generazioni hanno affidato i figli dicendoci: fattene dei buoni cristiani. E credo che abbiamo fatto il possibile, ma è giunto il momento, e questa è anche l'urgenza, non soltanto la scadenza del printing, della pubblicazione, l'altra urgenza, è giunto il momento, credo, in cui noi gesuiti e anche altri religiosi, sacerdoti, in cui dobbiamo restituire ai genitori il loro compito di raccontare la storia. Perché quando si tratta del mistero di Dio, del mistero di Cristo, ciò che un padre racconta al figlio, ciò che una madre racconta al figlio e alla figlia, è senza profondo. Perché è innestato su un dono di vita, il dono della vita e il dono di se stesso che fanno i genitori dando la vita, adottando i figli. E quindi l'urgenza che spiega l'assenza degli indizi era anche questa voglia nostra di, si direbbe in inglese, to empower, to ridare ai genitori questa fiducia, questa passione di raccontare in prima persona. C'è un capitolo dedicato al padre, un capitolo dedicato alla madre, il racconto della madre, senza dimenticare i nonni. Non spiego perché. Nella Bibbia il Dio si presenta come il Dio di tre generazioni: Abramo, Isacco, Giacobbe. Il nonno, il padre e figlio e il nipote. È anche vero nella nostra trasmissione. Tu empower, come si direbbe? Mettere in grado, legittimare, spingere i genitori, i nonni. Vi racconto l'esperienza mia. Dopo l'ordinazione sono andato a confessare a Parigi, San Luca, dove si confessa dalla mattina alla sera. Venivano tante signore mature, delle nonne, a confessarsi, e la metà del tempo era dedicato alla presentazione dei nipoti, che erano così fieri dei nipoti. Quando veniva il momento, parlo da cattolico quindi, diciamo, non dico, capire. Quando veniva il momento della penitenza, io chiedevo: ma non sarebbe bello raccontare a questi nipoti le storie della Bibbia, la storia di Giuseppe, le parabole? Perché una nonna ha un dono unico. Ce n'è una che mi ha detto: forse padre, ma preferirei un rosario. L'urgenza era questa: come ridare il gusto del raccontare. Io propongo di rimanere in famiglia, di passare subito a Luciano, allo sfondo biblico. Ti prendo da sorpresa. Sì. Ma credo che sarà anche interessante così, tra Bibbia e letteratura, perché hai delle cose. Tuo fratello mi ha aperto delle prospettive bibliche, so che me ne aprirai anche delle letterarie. Non lo so. Non lo so. Anzitutto ringrazio per questo invito, che ovviamente mi onora e che mi intimorisce un po', perché questo augusto consesso, insomma, mi sento un po' piccolo. E però dico subito che io non parlerò del libro del
solo su me, perché ne ha già parlato il mister, anche il fratello. Stavo notando che abbiamo tutte e tre la barba, non so se c'è qualche significato nascosto, e poi ne parlerà anche il professor Albarello, quindi avremo modo di tornare. Parlerò invece di un altro libro che viene citato opportunamente dal libro del professor Sonné, ma prima di questo mi sembra che uno dei meriti di questo libro del professor Sonné sia quello proprio di mostrare come nelle scritture bibliche ci sia una sorta di circolo virtuoso tra racconti di generazione e generazione di racconti, e questo fin da Genesi 1, quando sostanzialmente la narrazione della creazione coincide con la creazione della narrazione. Ora, tutti voi in quest'aula sapete che uno dei temi più importanti dei racconti biblici è la messa in guardia contro l'idolatria. Sintetizzando al massimo, potrei dire che l'idolo è il doppio di sé, mentre invece Dio è no, perché a scuola vengo sempre sorpreso dalla campana, sempre sul più bello, quindi ho avuto una reazione istintiva. Dicevo appunto l'idolo come il doppio di sé, mentre Dio l'altro da sé. E una forse delle forme più insidiose di idolatria è proprio la generazione, cioè il figlio come un piccolo idolo, come un rispecchiamento narcisistico di se stessi, e anche questo fin dall'inizio, pensate al rapporto fusionale tra Eva e Caino, tanto per fare un esempio noto. Quindi è idolatria quanto si pensa più o meno inconsciamente che mettere al mondo un figlio significhi fabbricare una coppia di sé, una specie di clone a cui sopravvivere. Non è invece idolatria quando la generazione apre uno spazio di alterità. E qui sta, secondo me, il nesso tra generare e narrare, perché il racconto per sua natura genera una distanza simbolica che dà forma appunto alla coscienza identitaria del soggetto umano. E quindi, salta fuori tra le righe di questo libro, il generatore di figli o di racconti deve raccontare al generato la propria storia, la propria memoria, come premessa e promessa, e non è solo un gioco di parole, che non abbandonerà colui che ha generato. E a sua volta il generato, oltre che figlio biologico, è anche figlio del racconto generatore, cioè figlio di una memoria narrativa, perché in fin dei conti il racconto in cui si sente coinvolto dice proprio la sua condizione di persona che è stata voluta, desiderata, preceduta. E proprio nel suo essere, nel suo percepirsi come preceduto, oggi poi è sempre più difficile questo, come sappiamo bene, il generato può dire chi è e che cosa è diventato, cosa è chiamato a diventare. In questo senso, quindi, generare e raccontare, direi in modo molto sintetico, sono degli atti di fede nei confronti della vita. Ecco, poste queste premesse, come dicevo, volevo soffermarmi sul nesso tra paternità e parola, come emerge in due romanzi che in questo libro sono citati, due bellissimi romanzi, Giulia e Casa, entrambi tradotti in italiano da Mondadori. L'autrice è Marilyn Robinson, una delle scrittrici meno prolifiche, ma forse proprio per questo più
talentuose della sua generazione, quattro romanzi in 34 anni, insomma, allora vuol dire qualcosa. Ma oltre a questo, il fatto che Marilyn Robinson, come tanti altri scrittori, soprattutto americani, e qui cito soltanto tre nomi per tutti, ovviamente Melvin, William Faulkner e la grandissima Flannery O'Connor, ecco, anche per la Robinson la Bibbia costituisce una inesauribile fonte di ispirazione. In questo romanzo, Casa, c'è una definizione della Bibbia che io ho trovato bellissima, dice, cito: che strano era quel vecchio libro, scusate che ho perso, scusate, la tecnologia, che strano era quel vecchio libro, con quanta bizzarria la santità si collocava tra le cose del mondo, con quanta assiduità il creato si contorceva e arrancava sotto il fardello della propria importanza. Una definizione, secondo me, fulminante. Ecco, il romanzo Casa, su cui dirò qualcosa adesso, è sostanzialmente una grande rilettura della parabola di Luca 15, figlio prodigo, padre misericordioso, insomma, chiamatelo come volete, e lo farò citando spesso alcuni passi del libro, anche solo per darvi un'idea, per chi non l'avesse letto, chi l'ha già letto mi scuserà, per il déjà entendu, per darvi un'idea appunto della potenza straordinaria, della potenza narrativa di questo romanzo, ma anche della grande profondità teologica. La vicenda si svolge nel 1956 a Gilead, questa località immaginaria dello stato dell'Iowa, dove il pastore presbiteriano Robert Boughton, vedovo e padre di 8 figli, una volta che i pastori, insomma, si davano da fare, si sta pian piano spegnendo dopo, no, un lungo e apprezzato ministero pastorale. È assistito dalla figlia minore, Glory, e ad allietare, diciamo così, i suoi ultimi giorni c'è il suo collega, nonché amico, nonché vicino di casa, un altro pastore, questa volta congregazionalista, John Ames si chiama, che è il protagonista del romanzo precedente, Gilead, che è una sorta di, insomma, c'è un rapporto speculare tra questi due romanzi, andrebbero letti appunto entrambi. Gilead, che appunto è un romanzo in forma di lunga lettera, se volete, di testamento spirituale, che oscilla tra la cronaca familiare, il salmo e il sermone. Ma torniamo a casa, nel senso al romanzo, intendevo. Un giorno Jack, appunto l'ultimo dei figli maschi, annuncia con una lettera la sua intenzione di tornare a casa dopo 20 anni di silenzio. Quindi ladro, alcolizzato, padre di una figlia poi morta di stenti, avuta da una giovane ragazza, incidente di percorso, diciamo così, è appena stato rilasciato di galera, è rilasciato per buona condotta, e lui commenta: una cosa di cui mi hanno accusato raramente. Carina questa battuta. E dopo aver letto questa lettera, il vecchio padre dice: a volte ho avuto il dubbio che non sarei mai arrivato a vedere un giorno come questo. Poi, quando se lo trova di fronte, dice: è così bello sentire la tua voce, sentire di nuovo la tua voce in questa casa, è meraviglioso, perché non ho mai avuto esperienza di un altro figlio, ne aveva 8,
che non si sentisse a casa nel posto in cui è nato. Ecco, sembrerebbe la premessa per una scontata riconciliazione, e invece questo ritorno finisce per innescare delle dinamiche intrafamiliari e per anche smascherare il perbenismo borghese di una famiglia patriarcale, nel senso biblico del termine, i cui componenti, scrive la Robinson, e anche queste sono parole bellissime, i cui componenti impiegavano più tempo a perdonare la mancanza di discrezione che non la maggior parte delle azioni espressamente vietate dalle sacre scritture. Come riesce questa scrittrice in poche righe ad aprirci un mondo è una cosa che io ho trovato molto significativa. Ecco, cosa succede? Succede che per il padre è più importante il fatto che Jack sia tornato a casa, no? Che non il percorso che ha compiuto, no? Per ritornare. Infatti lei scrive, a proposito del padre, la fedeltà alla famiglia, reale o immaginaria, e la sua protezione, possibile o meno, erano il vanto del padre, il suo istinto più forte e la sua principale fonte di appagamento, di delusione e di ansia. Per quanto riguarda invece Glory, per lei si tratta di convivere con il fatto che il ritorno di Jack, no, aveva, come dire, interrotto, no, messo in crisi il suo rapporto, anche qui un rapporto fusionale con il padre, e la Robinson scrive: per lei la preghiera giusta sarebbe stata: Signore, mio fratello mi tratta come un estraneo ostile, mio padre sembra avermi messo da parte, sento che non c'è posto per me qui in quello che credevo potesse essere il mio rifugio, sono infelice e piena di amarezza, vecchie paure si stanno risvegliando in me, tanto che qualunque cosa faccia peggiora la situazione. Ecco, salto un pezzo. Sta di fatto che Jack nelle settimane che seguono fa di tutto per riscattarsi, sia agli occhi del padre sia agli occhi della sorella, chiude con l'alcol, aiuta Glory nelle faccende domestiche, si prende cura dell'orto, suona il pianoforte per fare i suoni vecchi inni del culto domenicale, per padre piacevano molto, si appassiona anche al restauro della vecchia automobile di famiglia e dice ironicamente: sono un mostro di coerenza, anche se mi rendo sempre più conto che la coerenza era costituita soprattutto dall'alcol. Ma ora sono un uomo nuovo, quasi sempre. Ecco, una domenica decide perfino di tornare in chiesa dopo tanto tempo. Sul pulpito c'è il pastore Ames che sta predicando sul suo cavallo di battaglia il racconto di Agar e Ismaele, che torna anche in Gilead, se non che quando vede Jack sostanzialmente pronuncia un sermone ad personam, potremmo dire, no, prendendo di mira lui, una cosa che qualsiasi predicatore non dovrebbe mai fare, come sappiamo bene. Questo perché Ames era sostanzialmente il padrino di Jack, ma come il suo padre biologico, anche lui, no, non crede fino in fondo nella sua redenzione. E allora, sempre più sconsolato, dopo aver anche inscenato un tentativo di suicidio, si rende conto che la casa in cui è tornato risulta più inospitale della strada da cui è venuto, e si rende conto, e qui cito, che il senso di colpa e la delusione sembravano prosperare a spese dell'amore. No? Il senso di colpa
sembrava prosperare a spese dell'amore. Quindi decide di ripartire e alla fine del romanzo, quando lui si avvicina al padre per tendergli la mano, il padre, e cito, ritrasse la propria mano in grembo, distolse lo sguardo. «Sono stufo di questa storia», esclamò. «Jack annuì, anch'io, stufo marcio». Guardò il padre ancora per un momento, poi si chinò e lo baciò in fronte. Questa è la vicenda. Ovviamente un romanzo come questo si presta a tanti livelli di lettura, contiene una pluralità di temi, ma mi sembra che il nucleo centrale ruoti intorno al nesso tra il padre terreno e il suo perdono e il padre celeste e la sua grazia. Questo è in fin dei conti anche il tema della parabola di Luca, che è, e qui cito un passo del libro del professor Sonnet, è una declinazione in forma narrativa del mistero di Dio che non può essere detto senza la sollecitudine e la compassione dei padri, le quali a loro volta partecipano dell'infinita sollecitudine del Padre dei Cieli. Egli è, nella sua visita, il primo ad attendere il ritorno del figlio. Ora, l'esperienza ci insegna fin troppo bene che generare ed essere padre sono due dimensioni che non necessariamente coincidono, perché come diceva Ricoeur, appunto, la generazione è di natura, la paternità è di designazione. Quindi non basta avere un figlio per essere padre, non basta avere un padre per essere figlio, che oltre che dato biologico, la condizione di padre e di figlio è un sentimento che si costruisce, o non si costruisce affatto, con pazienza, con dedizione, passando attraverso conquiste e sconfitte. E un padre è tale nella misura in cui sa porre dei limiti al figlio, ma soprattutto sa accettare di essere deluso nelle sue aspettative. E la vicenda biblica di Davide a Salomone, no, da questo punto di vista sembra quasi, non voglio rubare il mestiere, un trattato di psicanalisi. Ecco, tornando al romanzo, ecco, per il pastore Boughton amare Jack nonostante tutto era, dice la Robinson, era il triste privilegio dei legami di sangue, no? E quando si rivolge al padre, Jack non lo chiama mai papà, lo chiama sempre sir, signore, no? Appunto come un sottoposto di fronte al suo superiore. Quindi, a differenza del padre della parabola, il pastore Boughton, anche se non esplicitamente, chiede al figlio delle garanzie circa il suo cambiamento e la sua redenzione, mentre invece dall'altra parte Jack non riesce ad accogliere il perdono come un dono, cioè come qualcosa di gratuito, quasi che entrambi siano prostrati da un dolore che impedisce a loro di aprirsi, no, al reciproco riconoscimento. E la cosa stupisce ancora di più alla luce di quanto aveva detto tempo prima, quando era in attività di servizio, il pastore Boughton, nel suo sermone, aveva detto queste cose. Secondo un proverbio, capire è perdonare, ma è sbagliato. Si deve perdonare per poter capire. Fino a quando non perdoni, ti difendi dalla possibilità di capire. Se perdonate, forse non sarete ancora in grado di capire, però sarete pronti a farlo. E questo è l'atteggiamento della grazia. Ecco, la grazia, appunto. C'è una scena decisiva nel romanzo, citata non a caso dal libro del professor Sonnet, quando nel corso di una discussione teologica tra due pastori, era il loro passatempo preferito, una volta c'erano passatempi anche di questo tipo,
adesso molto meno, anche tra i pastori, posso assicurare. Ecco, nel corso di una disputa teologica, Jack interviene chiedendo lumi appunto sulla dottrina della predestinazione, una richiesta che nasce in lui proprio da questo sentimento di sentirsi l'esempio vivente di una malvagità che è senza possibilità di redenzione. La disputa tra i due, anzi tra i tre, non approda a nulla. Jack fa questa considerazione, a quanto pare le conclusioni non sono mai interessanti come problemi, appunto, no? capita spesso. E a quel punto, mentre fa per alzarsi e per andarsene, interviene la giovane moglie di Ames, che nel frattempo si era risposato, per avere un'altra storia che non sto qua a dire, che con una semplicità disarmante dice a Jack: una persona può cambiare, tutto può cambiare. Ecco, questo mi sembra che sia un vero e proprio annuncio della grazia fatto da un non teologo, in qualche modo anticipato dallo stesso Jack quando un po' prima, in una preghiera recitata prima del pasto, dice così: caro Padre, Padre Celeste, non il suo, sei paziente e misericordioso ben oltre quanto meritiamo, ci lasci sperare nel tuo perdono quando non riusciamo a trovare il modo di perdonare noi stessi. Benedici le nostre vite anche quando abbiamo dato prova di essere oltremodo ingrati e indegni. Ecco, direi, e chiudo, che Jack non è uno che si accontenta di una grazia a buon mercato. Una volta il padre gli aveva detto: nessuno si merita niente, buono o cattivo che sia, no? Calvinista che parla, no? È tutta grazia. Se tu accettassi questo fatto, forse riusciresti a rilassarti un po'. E a queste parole Jack risponde: per qualche motivo non ho mai avuto la sensazione che la grazia fosse destinata a me in particolare. Ecco, sono parole queste che mi sembrano ricalcare la lezione di Dietrich Bonhoeffer, mi piace ricordarlo proprio nel 70° esatto del suo martirio, quando in sequela, no, parole che sicuramente conoscete bene, no, la grazia a buon mercato è grazia senza sequela, grazia senza croce, grazia senza Gesù Cristo vivo, incarnato, grazia a caro prezzo è il Vangelo che si deve sempre di nuovo cercare, è a caro prezzo perché chiama la sequela, è a caro prezzo perché costa all'uomo il prezzo della vita, è grazia perché proprio in tal modo gli dona la vita, è a caro prezzo perché condanna il peccato, è grazia perché giustifica il peccatore. Del resto, e chiudo, la Robinson a un certo punto scrive: per quanto possiamo essere stanchi o amareggiati o sgomenti, Dio è fedele, ci lascia vagare affinché sappiamo cosa significhi tornare a casa. Grazie Luciano, devo essere onesto, hai azzeccato, cioè la scoperta della lettura dei due romanzi della Robinson, Marguerite Robinson, cioè Gilead e Home, casa, è stata provvidenziale nella scrittura di questo libro. Sì. Sono detto ogni tanto: finalmente un romanzo dei romanzi all'altezza dell'intreccio biblico. E mi hanno aiutato questi due romanzi a vivere una conversione, cioè mi chiedo se ogni tanto la nostra tentazione non è di collocare la cosiddetta Heilsgeschichte, la storia della salvezza, dove non si trova. Abbiamo il concetto in tedesco,
primo luogo della Heidelberg, della storia della sapienza, è nel generale, cioè dare la vita, prendere questo rischio immenso del dare la vita, che costringe a dare anche le ragioni della speranza della vita, e esporsi a tante peripezie, fino alla perdita dei figli. La Bibbia fa del generale il crocio dell'esperienza della fede, del dono della vita, del dono della fede. E tocca a noi cristiani, in particolare cattolici, di riscoprire questo, e spero che il sinodo sarà l'occasione di riscoprire quanto la storia della salvezza si gioca anzitutto, per prima, nelle famiglie. Gesù, il mandato dal Nuovo Testamento, scuote il mondo della famiglia, i legami della famiglia che possono soffocare, ma lo fa anche perché la famiglia visitata dal Messia diventa anche un luogo di salvezza incredibile, di perdono. Hai menzionato anzitutto il secondo romanzo, Home, casa. Vorrei citare un passaggio del primo Gilead, della storia scritta da questo pastore Ames, che ha avuto un figlio della vecchiaia e capisce, lui è ammalato, che non potrà trasmettere al figlio tutto ciò che vorrei trasmettere. E allora decide di iniziare un diario, una lunga lettera al figlio, che il figlio leggerà quando sarà venuto il tempo. Racconti familiari, ma anche, come ha detto, la genesi delle sue prediche, le omelie. Ce n'è una che è centrale, una predica che prepara su Genesi 21-22, sulla storia gemellata di Ismaele e di Isacco, che ambedue vivono una forma di near death experience, muoiono quasi, l'uno Ismaele sotto il cespuglio nel deserto di mancanza d'acqua e Isacco sulla montagna, e mostra che, e poi cita questa omelia in cui Dio interviene e manda un angelo in ambedue i casi per la vita del figlio. E continua Keynes dicendo che generare un figlio è vivere, è questi due racconti, è andare nel deserto, sulla montagna, e scoprire che ci saranno degli angeli. Dio, ci sono tanti pericoli nel lasciare andare via i figli, soprattutto per un padre vecchio come lui, ma Dio, per rispetto dell'amore dei genitori, manderà i suoi angeli, ci saranno degli angeli nel deserto. È un bellissimo momento del romanzo, e avete capito quanto sia anche biblico. Bene, mi rivolgo al maestro di cerimonia. Facciamo una breve sosta o continuiamo? Diciamo che i tempi forse non ce lo consentono, perché dovremmo essere, dovremmo concludere per le 20. Allora, in modo per, allora io darei la parola a Carlo Albarello, in modo che ci offre anche una prospettiva, ecco, diversa, che non sia soltanto quella scuola. Costringe quindi, come Jean Persone si insegna in questo libro, bisogna abbandonare velocemente l'Esodo e l'Egitto, soprattutto non guardarsi indietro e tornare. Ecco, ho accettato con molto piacere, su invito di Manuela Terribile, una mia collega, perché
oltre ad essere analista, anche studio, insegno la letteratura, perché sono sempre molto interessato dalla capacità che i testi fondatori della nostra cultura hanno ancora di dire, di esprimere la specificità dell'umano. E sinodo o non sinodo della famiglia, senz'altro il volume di Jean-Pierre Sonnet fa questo. E secondo motivo per cui ho accettato di intervenire questa sera è che credo che la psicanalisi sviluppi un approccio dell'essere umano che non è estraneo a quello dei testi che Jean-Pierre Sonnet lavora sul suo libro. Nel suo libro è chiaro che il suo lavoro richiama spesso quello di Paul Beauchamp, il cui modo di leggere i testi da vicino ha permesso anche di cogliere quello che di antropologicamente c'è di importante, di rilevante per tutti in questo tipo di narrazione. Non fosse altro che non soltanto Jean-Pierre Sonnet convoca molti testi psicanalitici e insomma per la Compagnia di Gesù sono passati molti anni che i psicanalisti lacaniani, ma lo stesso per esempio Paul Beauchamp era in contatto molto amico di una psicanalista francese attiva a Parigi, Françoise Dolto, sulla quale, sul lavoro della quale, e qui c'è Muriel Grazien che l'ho anche conosciuto e che ringrazio della sua presenza, insomma si è fondata gran parte del rinnovamento della psicanalisi appunto dei bambini. Ma Jean-Pierre Sonnet non soltanto utilizza gli strumenti esegetici propri della sua professione, in particolare quella che si chiama per i tecnici l'analisi narrativa, ma riprende anche i frutti di questa interpretazione restituendoli a tutti. E soprattutto vorrei, nel tempo che avrò a disposizione, interrogare alcuni punti che mi hanno particolarmente colpito del suo libro e perché sono quelli più attinenti alle questioni che la psicanalisi, uno psicanalista interroga, cioè la questione della domanda, questo incessante porre la domanda che il figlio pone al padre, non soltanto per chiedere da dove provengo, ma anche per uscire, come insomma in una parte del libro viene ben spiegato, uscire da questo anche rapporto immaginario e unico, introducendo una parola altra rispetto appunto al rapporto con la madre. È chiaro che il tema di quello che ne è del padre oggi nella società moderna è un tema che soprattutto alcuna parte della psicanalisi lacaniana lavora e cavalca molto, insomma quasi con un intento un po' in un certo senso paternalistico, quasi che la soluzione di questa funzione del padre, di che ne è del padre, potrebbe essere anche appunto di che ne è appunto la presenza di Dio nella società moderna e la necessità di appunto continuare a predicarlo, possa essere, appunto lavorando su questa funzione paterna, possa essere un elemento regolativo rispetto a che cosa? Rispetto a quello che filosofi contemporanei hanno declinato nel termine di una presenza molle, liquida, una modernità liquida, assorbita nei torpori della crescenza, schiava magari delle sirene delle immagini, o noi preferiamo parlare dell'immaginario, così come anche questo aspetto dell'immaginario, dell'immagine sotto forma dell'idolatria è un punto che il padre Sonnet tratta come un legame con l'immagine necessario da rompere, perché rimanere in un'immagine, un tipo di rappresentazione di Dio ma anche dell'umano, così speculare non permette l'accesso alla vita e al desiderio. Ecco perché credo che un'altra parola chiave tra le linee di questo testo, che non vuole dare una risposta, non dice mai che cosa intende alla fine della generazione e della narrazione, pur sapendolo, perché la lascia come un quesito al quale ogni essere umano desiderante è chiamato a dare una propria risposta soggettiva, facendo propria la propria storia. Non fosse altro, insomma, mi permetto di, con molta prudenza, di ricordarlo in questo consesso, e appunto che la parola ebraica toledot non significa soltanto generazioni, ma è utilizzato appunto anche per indicare le storie. E le storie raccontate dal padre Sonnet sono moltissime in questo suo libro. Ho avuto l'occasione di conoscere negli anni un altro suo collega belga che
ha compiuto un'operazione di dialogo con la psicanalisi interessante attorno al libro della Genesi, quindi del problema dell'origine dell'individuo, e certo i testi che il padre Sonè ama particolarmente in questo volume sono quelli dell'Esodo, interpretato, come è stato ricordato, tipologicamente poi anche con altre parti della Bibbia, e in particolare anche questo Salmo 78, perché inserisce l'orante sempre in questa dimensione di parola, di narrazione, ma anche di affrancamento, cioè di una presa di parola soggettiva e particolare. Ecco, credo che restituire alla sfera, come fa questo libro, alla sfera della narrazione, della parola, una centralità nella vita di un uomo, dell'individuo, del soggetto, che creda o non creda in questo Dio, credo che sia una problematica importante, in gran parte indebolita, proprio per la difficoltà che l'uomo moderno ha, forse non tanto di essere liquido, ma la difficoltà che ha questo uomo moderno di appropriarsi in modo particolare di una tradizione, di una parola che gli è stata rivolta e all'interno della quale si inserisce la sua storia. E inoltre, essendo basato questo libro su un testo biblico, la Bibbia, dipende tutto quello che propone il padre Sonè da un'interpretazione, e lo leggerete, oltre appunto al suo stile che ben si capisce quando prende la parola, per il padre Sonè ha significato anche rinunciare a qualsiasi idea di un sapere totale e di un sapere totalizzante. Ecco, e allora che leggendo questo libro è inevitabile, non per confondere le discipline e soprattutto non per appiattirle l'una sull'altra, che tra Bibbia, letteratura e psicanalisi c'è in un certo senso una fede che appare comune, quantomeno quella nella parola, nella possibilità della parola che ha, attraverso la quale il soggetto ha di dirsi, e credo che questo non sia poco. E chiaramente nelle mille possibilità che padre Sonè aveva per concentrare la sua scelta, credo che appunto il libro dell'Esodo sia ben scelto, proprio perché racconta una storia, un racconto certo probabilmente mitico, ma un'epopea senz'altro nella quale sono messe in scena tutte le leggi dell'umanizzazione, dell'accesso dell'individuo all'umanità. E mi permettete una piccola parentesi, insomma più letteraria, non si sa perché, ma in realtà lo sappiamo, ma Dante Alighieri, quando deve citare un brano della scrittura, ricorda sempre il Salmo in Egitto, Israele ed Egitto, quando Israele uscì dall'Egitto e la casa di Giacobbe da un popolo barbaro. Cioè, in questo esodo, in questo percorso, in questa via che nel libro è declinata da biblista attraverso tutte le tappe che la domanda che viene rivolta all'altro, è un significante che Jean-Pierre Sonnet utilizza, forse facendo un accenno di compiacimento e di condivisione con il lavoro che anche la psicanalisi, ascoltando attraverso la parola quello che non va nella vita di un individuo, ha in comune con questo ascolto dell'ascolto di testi. Purtroppo però, mentre un tempo lo potevamo dire, ed è per questo che il padre Sonè, oltre a testo biblico, cita molti testi letterari, sono stati ben esplicitati nell'ultima comunicazione, ma il padre Sonè non per vecchia scuola, ma giustamente cita anche un libro, quello dell'Odissea, attraverso il suo rappresentante principale, questo Odysseus è nessuno, ma soprattutto è Polytropos, lo traduciamo versatus, non vuol dire niente, semplicemente vuol dire che è molto curioso, si sa girare per ogni parte, così come anche l'autore di questo libro. Però purtroppo, ed è questo il tentativo che credo Jean-Pierre Sonnet cerchi, al quale cerchi di rispondere, non possiamo più dire di essere figli di un testo. Certo, lo possiamo dire da psicanalisti, nel senso che prima di nascere siamo parlati e siamo un atto certo di desiderio, di amore, decliniamolo come vogliamo, e di parola, siamo nominati ancora
prima di nascere, e Lacan dice appunto che nasciamo in un bagno di linguaggio, cioè abbiamo a che fare con queste Toledot, con queste generazioni e con queste storie. Ad ognuno poi l'appropriarsi di questa o di quella parola, di questa o di quella vicenda, sarà significativo per tutta la vita. Però purtroppo, e il libro lo dimostra, la difficoltà oggi di dire e di riconoscersi come società, come figli di un testo. I testi forti su cui si fondava la civiltà occidentale, infatti appunto verso le pagine 88-89 del volume c'è un grande spazio lasciato proprio ad Odisseo, non quanto il figlio dell'inganno, ma come curioso, come colui anche che sa usare la parola, come è messo a confronto con la figura di Giacobbe, di un altro personaggio importante. Però in questo testo mi ha veramente colpito la presenza incessante della domanda, questa domanda che sembra strutturare diversamente tutti i capitoli, una domanda prima rivolta dal bambino al padre, poi, e in questo senso anche corre con una certa familiarità senza saperlo, anche ripercorre lo stesso anche insegnamento di Lacan dei primi seminari e dei suoi primi testi, insomma particolarmente nei quali si sentiva particolarmente questionato da questa importanza della figura del padre, nonostante poi sia arrivato a questo attraverso varie formulazioni. Ma in questa domanda, insomma, centrale nel libro di Jean-Pierre Sonnet, ho sentito risuonare quella domanda che comunque all'interno della cena pasquale ebraica, della Gadash e Pesach, il bambino più piccolo tutti gli anni è invitato a formulare Man shtanala ilaze, perché questa sera è diversa da tutte le altre sere, e in questo momento inizia, insomma, la narrazione, insomma, padre era un arameo errante, cioè l'inserimento in una Toledot, in una storia e di una generazione. Ma dire che siamo figli di un testo, purtroppo, nonostante tutti gli sforzi possibili, diventa sempre molto più complicato. Ma non un'impresa da abbandonare, e questo volume ce lo insegna non entrando mai con violenza nelle questioni che attengono l'uomo, la soggettività, l'essere padri, che cosa vuol dire come nascere, come soggetti di un desiderio. Perché basterebbe soltanto ricordare questa parte che percorre l'intero libro, Dio rappresenta un non so che sfugge radicalmente alla possibilità di nominazione e alle prese dell'umano. Gli permette di essere quello che è, ma sfugge radicalmente ad ogni definizione. E quel che sfugge radicalmente ad ogni presa, ad ogni definizione, per la psicanalisi, almeno quella lacaniana, è quello che viene nominato con il significante il concetto di reale, che non è la realtà, ma è semplicemente ciò che è impossibile dirsi, ed è impossibile a dirsi proprio per il fatto della parola e per il fatto di essere parlanti. La parola del soggetto non riuscirà mai a dire tutto, perché la verità la possiamo soltanto dire a metà. E in questo ho sentito una sensibilità molto profonda nel modo di procedere attraverso queste questioni della famiglia, ed è per questo che mi permetto di ricordare, perché l'ho trovato molto consono a molte considerazioni di Jean-Pierre Sonnet in questo volume, un testo poco noto di Lacan, chiamato in base alle varie edizioni fondamentalmente Due note sul bambino. Dice: la funzione di residuo che la famiglia sostiene e mantiene nell'evoluzione della società valorizza l'irriducibilità di una trasmissione, che è di un ordine diverso rispetto alla trasmissione della vita basata sulla soddisfazione dei bisogni. Essa è infatti di costituzione soggettiva, in quanto implica la relazione con un desiderio che non sia nomi, che sia soggettivato dalla parola, che sia risposta a quella domanda che il figlio pone
al padre, e questo significante residuo mi sembra molto interessante, perché dice che la famiglia non è più, purtroppo, e in questo sentiremo quello anche che il sinodo insomma dirà, non è più un fondamento della società, è qualche cosa, e si tratta di un residuo, qualche cosa su cui a volte si stenta, e lo si sente nelle storie, no? Che si ascoltano a diverso titolo, a diversi, in base a diversa posizione, e si stenta al quale si stenta di potersi appoggiare. In certo modo, se mi permette, padre Sonè, il testo biblico e la psicanalisi danno ad intendere che il mondo umano può essere pensato e vissuto solo dando spazio a quello che in questo mondo sfugge radicalmente. Si tratta forse di un punto di convergenza, ma se mi permette, mi sembra che sia una possibilità anche di risposta a quella che a questa domanda che è stata anche evocata prima appunto dal collega biblista, da dove venga la parola della Bibbia, da quale autorità, sotto quale autorevolezza. Certo, questo mi fa questa difficoltà, no, di rispondere a questa domanda, mi fa per associazione pensare a quanto Freud dice per esempio dell'ombelico del sogno. Il punto in cui il sogno nel racconto si radica e al di là del quale non si può andare, ma ombelico che indica anche la necessità di una certa separazione radicale anche da questo racconto. È come il ricordo di una separazione, di una distinzione, di cui, come lei dice a pagina 38, i padri raccontando la storia delle liberazioni dall'Egitto come fatto importante, permettono ai loro figli di abitare e di impossessarsi della parola e della lingua, perché è a partire dalla domanda del figlio che questa parola può sorgere. È chiaro che sono molti i punti di contatto, evidentemente, con la questione della paternità e del padre, così come sono posti nel libro e quello che ne è stato nell'insegnamento di Lacan. Vorrei soltanto citare, tra parentesi, che ad un certo punto, nel momento della sua scomunica dalla Società Psicanalitica Internazionale, nel 64, venne interrotto su un seminario chiamato I nomi del padre, Les noms du père, però dove appunto con il francese poteva giocare su vari molti significanti, in cui aveva deciso di occuparsi di un brano di cui anche lei si occupa, di Genesi 22, no? Di questo sacrificio di questo figlio beneamato, molto amato, no? È l'unico figlio, non è soltanto il figlio di Abramo avuto nella gioventù e nella vecchiaia, ma quello è l'incà, quello proprio il preferito, un seminario che Lacan non poté condurre a termine, gli venne impedito, e alla ripresa del suo insegnamento appunto tenne questo seminario più ampio rivolto a tutti, non soltanto agli specialisti, agli psicanalisti della Società Psicanalistica di Parigi, ma ad un ampio pubblico di filosofi, di letterati, forse anche di biblisti, appunto i quattro concetti fondamentali della psicanalisi. Però questioni da lei affrontate attraverso la narrazione della storia biblica, come l'importanza della separazione come in atto inaugurale, sono effetti che nella psicanalisi vengono utilizzati, vengono fatti propri come effetti che portano alla struttura psichica. Ed è certo che anche le nostre esperienze di parole parallele ma convergenti mi hanno anche insegnato fondamentalmente che sia il linguaggio della psicanalisi che quello della Bibbia e dell'antropologia biblica, così come lei riesce a declinarlo in questo libro, cercano di dire la stessa cosa. Non sono necessariamente mondi che si devono sovrapporre, ma sono mondi che interrogano e cercano di dare una risposta, sì, o almeno tengono vivo un quesito su questi interrogativi dell'esistenza umana, ognuno con il proprio linguaggio che l'esistenza umana pone in essere. Ecco, certo, il padre
così come lo è anche nel suo libro e nella sua responsabilità di dire da dove venga e in quale storia intenda iscriversi per poi trasmetterla, è certamente fondamentale nella psicanalisi lacaniana, partendo da un piccolo scritto del 38, poco conosciuti i complessi familiari, ma dove Lacan elabora, lavora molto questo particolare rapporto dell'infanzia con la madre, dal quale viene separato appunto proprio dalla parola del padre. È una separazione che lei ha presente molto bene nel suo nome, ma anche la necessità per il soggetto di uscire da un mondo speculare immaginario, potremmo dire con le parole della Bibbia, idolatrico, di cui a volte i legami di coppia si costituiscono. È una lacerazione avida, grave, e per tutti, basti per tutti, l'esempio portato in questo volume di quello che ha significato la storia di Giuseppe e dei suoi fratelli, quello di rimanere in una dimensione speculare e immaginaria. Certo, anche lei, quasi scusandosi, arrivando al quarto capitolo, dice: finalmente arrivo alla madre, no? Giustamente, ma alla quale lei allo stesso tempo dedica un bellissimo capitolo centrato proprio su questa dimensione delle viscere, in greco le splankna, le rechem, per poter, cioè è un'espressione molto bella, no? Sono rimaste sempre in mente, sono queste viscere che viene utilizzata per dire io questo so avere viscere di misericordia, ma che lei utilizza per descrivere quello che è un desiderio della madre, ma un desiderio di cui lei non ha paura di tracciare anche le coordinate mortifere che può avere, e in questo anche cioè il fatto che possa essere un fattore di morte questa vicinanza troppo stretta, troppo solidale con la madre, come una spinta alla divorazione di un frutto. Lacan ne parla molte volte nel corso del suo insegnamento, e utilizzerà anche una volta verso la fine del suo insegnamento questa immagine della bocca del coccodrillo nella quale il bambino rischia di essere schiacciato se non separato da questa funzione paterna, dalla funzione del padre, ma funzione del padre che è necessaria per non soltanto per passare per una via più stretta, quella proprio della nascita in senso stretto, ma per quella che porta alla nascita del desiderio. Potremmo dire con Lacan che il padre umanizza il reale. In che senso umanizza il reale? Dà la possibilità a questo soggetto di accedere alla realtà e di poter trovare in questa realtà che vive, in questa vita, un senso. Dire che il padre è colui che dà vita al senso significa anche dire che la vita del figlio è una vita voluta, come dice, desiderata, non è un evento da poco, non è un evento insignificante, ma un evento che cambia l'ordine del mondo. Tuttavia però il fatto che il padre cerchi di associare la vita al senso non significa che la vita abbia per tutti sempre senso. Certo, la congruenza tra testo biblico e tratti di umanità che l'insegnamento della psicanalisi condivide con esso ci permette anche forse di elaborare un altro concetto che lei ha presente in questo testo, lo utilizza, non so con quale consapevolezza, però lo utilizza bene, il concetto di grande altro, ad un certo punto nel suo volume compare questo significante. Per dire che in questo grande altro, che per Lacan individua come il luogo del linguaggio, il luogo della trasmissione, il luogo della parola, si trasmette tutto quello che si è giocato nelle generazioni precedenti, e che il soggetto può esistere solo assumendo o rifiutando questo retaggio. Questo libro permette anche, e mi avvicino alla conclusione, di affrontare anche la questione, anche se non direttamente, anche la questione dell'autorità,
A differenza comunque di un parlante francese, l'italiano ha questa scappatoia, questo inganno secondo, no? Per voi è strano parlare di autorevolezza, parlate semplicemente giustamente di autorità, ma gli italiani abbiamo questo significante un po' ibrido. Ecco, e il libro permette anche di affrontare questa questione, cioè che ne è dell'autorità oggi, di un padre, non soltanto nella famiglia, ma nella società moderna. Ed è una contraddizione che tra l'altro vi è anche tra due celebri sentenze della Torah. Da una parte si dice: l'uomo abbandonerà suo padre e sua madre e si attaccherà alla sua donna, e poi il precetto del Decalogo che ingiunge: onora tuo padre e tua madre. Ma il padre Sonnè non è sprovveduto, e cita giustamente uno psicanalista e matematico, Daniel Siboni, che ha scritto questo volume sui tre monoteismi e ripropone al lettore l'importanza e l'etimologia concreta di questo verbo onorare, questo verbo ebraico che letteralmente significa appesantire, rendere pesante, cioè caricare anche del suo peso e della sua importanza e della risposta che il padre utilizza nelle parole da rivolgere al figlio. Lei insiste sempre molto su questa responsabilità, su questo pondus su cui si fonda la sua autorità e la sua autorevolezza. Certo, che cosa mi sento dopo aver letto questo libro, che per fortuna forse non è corredato di molti indici, perché costringe alla lettura e alla schedatura, vedete, nonostante internet, l'ho riscoperto alla vecchia maniera, quando non c'erano le concordanze e dovevamo farci tutte queste schede, che conserverò con gratitudine nei suoi confronti. Certo, mi permette di contraddire l'idea abituale, non so se la dottoressa Drasen sarà d'accordo, che considera che la psicanalisi chiuda i conti con la religione. No, è vero che Freud sottolinea la dimensione nevrotica della credenza, ma dal libro e dalla lettura e dalle possibilità che dà questo libro non credo che si possa assolutamente affermare che ci sia un antagonismo tra religione e psicanalisi, perché la prima fa dipendere da qualcuno quel che la seconda non riesce a far dipendere da nessuno. Nello stesso momento però le possiamo anche avvicinare, nella misura in cui, come Jean-Pierre Sonnet ha mostrato, il legame sociale, la religione cristiana ha rappresentato per secoli e rappresenta un importante modo di costruire il legame sociale, una maniera che ha permesso ad alcuni padri di far valere il loro mondo e di rispondere in modo proprio e soggettivo alle domande che la società poneva. Ma in questo modo, mi permetto di rovesciare la lettura abituale, credo che quello che conti non sia tanto il contenuto della credenza religiosa, ma piuttosto quella che essa ha dato la possibilità di trasmettere. Certo, sono d'accordo che per dire non possiamo più fare i conti semplicemente con una verità assoluta, e i genitori sono d'accordo nel momento in cui devono trasmettere qualche cosa, devono trasmettere l'ingresso nel mondo di questo soggetto, devono essere attenti, non lo dice in questi termini il padre Sonnet, ma devono essere attenti alla loro modalità di godere, ai loro sintomi, cioè ai marchi che lasceranno sui figli e che i figli, raccontando poi alle altre loro generazioni, avranno anche la responsabilità di far interpretare, costruendo così un circuito in cui ogni soggetto compie un proprio percorso, che questo libro ci permette di tratteggiare proprio come liberazione da una schiavitù, senza mai guardarsi indietro, senza avere il dubbio di dover ritornare sui propri passi, ma trovare allo stesso tempo un percorso che sia garanzia
nei momenti di difficoltà e anche in un certo senso una terapia nelle difficoltà che ognuno di noi ha oggi di vivere il proprio reale, il proprio impossibile a essere e a vivere. Grazie per questo video.